Brevemente, allora, abbiamo tempi un po' stretti perché appunto dalla chiesa dovrà tornare stanotte a Milano e quindi le lascio praticamente subito la parola. E vi do benvenuto alla scuola di teatro politica. Sono arrivati finalmente dopo il nostro colpevole ritardo i Bonantini. Siccome nel senso siamo un po' disgraziati, vi chiediamo insomma se avete dopo l'uscita, insomma ce ne sono diversi, se ci aiutate appunto a diffondere l'iniziativa, noi stiamo cercando di fare il possibile. E vi informo anche di una cosa che troverete nel volantino: l'incontro con l'onorevole Giuseppe Lumì è stato posticipato lunedì 17, quindi lunedì prossimo alle 21 e non al 13 come previsto. A parte la scuola di etica e politica, la Gabella organizza per venerdì 14 un incontro con l'autore Pino Petruzzelli sul di presentazione e confronto del tema Armi Zingaro. Quindi questo venerdì, se volete confrontarvi sul tema comunque della multicultura, eccetera, eccetera, c'è questo incontro. Adesso lascio insomma subito la parola a Natale Chiesa, che ha avuto diciamo una giornata molto lunga a Reggio, insomma, con diversi incontri di scuola e di studenti. Ringraziamo tra l'altro proprio il liceo scientifico Moro, che ci ha permesso comunque di realizzare questa serata. E niente, stasera si parlerà di temi legati alla legalità. Ditemi il titolo, io ho due titoli. Perché c'era un titolo controverso. Io sono preciso. Solitamente noi facciamo gli incontri che vanno avanti fino alle 3-4 di mattina, no? Quindi affrontiamo due temi. Sì. Il tema, diciamo, si era parlato di discutere appunto di legato alla legalità, mafia. Noi abbiamo utilizzato qua fuori il fatto dei delitti, perché crediamo nel senso che da questo punto di vista è stato fatto in varie fasi. Uno si scontrava con il titolo politica legalità, che era l'incontro di Lumia di questo previsto inizialmente questo giovedì, quindi non volevamo fare legalità e politica. L'altra cosa, perché forse sarà il nostro diritto, diciamo, dovrebbe essere il diritto delle nuove generazioni di vivere in un paese in cui la mafia e l'illegalità sia comunque lontana dalle istituzioni, ma anche dalla vita privata dei cittadini, cosa che adesso insomma è un po' messa in crisi anche dalle nostre terre. Sì, intanto mi scuso perché ci sono stati degli equivoci, per cui sono costretto a prendere il treno per tornare a Milano. Il treno è alle 10.18, quindi cercherò mezz'ora, 35 minuti di dire, di esprimere alcune idee, convinzioni, valutazioni, disponibile poi per altri 20-25 minuti di domande e risposte. Il diritto di vivere senza mafia, mettiamola così, mafia politica e i diritti della politica, è un diritto che non è considerato primario, ecco, nel nostro paese. Alcuni diritti vengono considerati fondamentali, questo non lo è. Noi facciamo i conti con un atteggiamento verso la presenza dei poteri criminali, armati su ampie zone del nostro territorio nazionale, molto pigro, molto irresponsabile. Sembra che debba sempre accadere qualcosa di eclatante perché ci si renda conto che questi poteri esistono, dettano legge, mettono nell'angolo le istituzioni, rivendicano un particolare statuto franco dentro la nostra Repubblica, cercano di imporre un loro diritto, una loro cultura anche dello stare insieme. Quindi una volta è la sequenza di delitti, un'altra volta è l'esplosione di criminalità, un'altra volta è Roberto Saviano, ma comunque c'è sempre bisogno di qualcosa di eccezionale perché si prenda formalmente atto che ci sono dei poteri contro cui impegnarsi. Io credo che un governo
governo responsabile, di qualunque colore, non potrebbe chiudere occhio, sapendo che ci sono centinaia di migliaia o milioni di cittadini che devono obbedire a delle leggi che non sono quelle della Repubblica. E invece molto spesso l'occhio si chiude, anzi si chiudono tutti e due, e si producono comportamenti, si producono anche delle leggi che sono molte volte favorevoli non tanto direttamente alla camorra, alla mafia e all'andrangheta, ma al clima in cui la mafia, la camorra e l'andrangheta riescono a crescere. Se uno Stato vive con fastidio e con sofferenza il principio di legalità, è chiaro che chi viola la legalità ne avrà dei vantaggi. Capirà che c'è una affinità elettiva tra il proprio progetto, le proprie strategie e il modo di pensare delle istituzioni che dovrebbero viverlo, quel potere, come un nemico frontale. Se si decide che a te e a me, che siamo diversi, che non siamo uguali, che siamo molto distanti per tanti aspetti, a fastidio la legalità, abbiamo qualcosa in comune. Se decidiamo che tutti e due, per ragioni differenti, dobbiamo fare una campagna, o siamo interessati a una campagna di delegittimazione dell'operato di chi tutela la legge, abbiamo qualcosa in comune. Se a tutti e due, per ragioni diverse, danno fastidio ai collaboratori di giustizia, abbiamo qualcosa in comune. Se a tutti e due non dispiace che esista un discreto livello di corruzione nel paese, abbiamo qualcosa in comune. Potremmo continuare a mettere le cose in comune. Di soggetti che sono diversi, di soggettività che sono diverse, che però si fiutano, che capiscono che nella diversità degli interessi che tendono a rappresentare, nella diversità dei valori a cui fanno riferimento, dei principi che enunciano, non sono tra di loro nemici mortali. Lo Stato ha fatto fatica a capire che era un nemico mortale Cosa Nostra anche quando gli uccideva i suoi rappresentanti uno dopo l'altro. Anni sono passati, non due omicidi, anni. Gli esponenti delle istituzioni sono tirati giù come birilli e ha fatto fatica lo Stato a capire che quello era un nemico mortale. Facciamo fatica perfino a vederlo, questo nemico. Palermo ha fatto fatica per tanto tempo, credo che ha dovuto arrivare alla metà della mattanza per decidere che esisteva sul serio la mafia, che non si poteva negare l'esistenza della mafia. Milano è arrivata alle migliaia di arresti tra gli uomini dell'andrangheta della metà degli anni 90, per accettare di fatto il principio che esistevano questi poteri anche a Milano. Abbiamo una lunga storia di sindaci che negano l'esistenza della mafia sul loro territorio, una lunga sfilza di procuratori generali che fanno altrettanto perché sanno che parlando così compiacciono il potere politico, e ancora adesso sono molte le città e le regioni che socchiudono gli occhi cercando di non vedere quello che accade sul loro territorio, per le ragioni che si ripetono continuamente. Ammettere che nella propria città esiste la mafia, non so quanto a camorra, quanto a 'ndrangheta, ma che esistono, significa
sfregiare l'immagine della città, significa danneggiare il turismo, significa mettere in crisi gli affari con possibili partner internazionali, significa nuocere al buon nome di un popolo che è onesto e laborioso. Quando si dice questo, gli applausi sono scroscianti e abbondanti. Significa non far vedere il buono che c'è in una città e in una regione. Attenzione, che io sono di quelli che il buono cerca di vederlo ovunque, ovunque, appena può, proprio per cercare di far capire che persino nei paesaggi più duri, aspri e sanguinosi c'è sempre qualcuno che consente di sperare per quello che fa, perché è così. Ma nonostante sia impegnato anche personalmente a raccontare tutto il buono che vedo girando per l'Italia e passando per questo per inguaribile ottimista o addirittura per disneyano, non posso non vedere per senso di responsabilità ciò che c'è di pericoloso, di rischioso nella vita pubblica, nella vita quotidiana di una città o di una regione. Per esempio a Milano c'è un grande dibattito sulla utilità di una commissione d'inchiesta del Consiglio Comunale sulla presenza della mafia. Notare che in base agli atti parlamentari, alla relazione della commissione parlamentare, non quella presieduta da Forgione, ma già quella presieduta da Centare, cioè maggioranza di centrodestra, si diceva che la 'Ndrangheta stava andando all'assalto del nord e in particolare di Milano e del suo interno. Prova scritta nel 2002 e consegnata nel 2003 all'attenzione dell'opinione pubblica e in particolare milanese. Ma Milano, che ha già conosciuto, tra l'altro, questo è incredibile, che ha già conosciuto una commissione di inchiesta in consiglio comunale sulla mafia nel 1991-92, che scoprì la mafia mentre il procuratore generale sosteneva che non c'era, ritiene che nel 2008 questa commissione sia inutile, anche se può succedere tranquillamente che una colonna di tir in un weekend vada avanti e indietro verso Desio tra Milano e la Brianza a scaricare, come nelle scene di Gomorra, camion carichi di sostanze tossiche sotto gli occhi di tutti senza che nessuno intervenga, con i clan della 'Ndrangheta che svolgono questa funzione pagati da imprenditori lombardi, soprattutto bergamaschi. Milano fa finta che non ci sia, e sono tante le città che fanno finta che non ci sia. Quindi quando si parla del diritto di vivere senza mafia, bisognerebbe parlare del diritto a vivere con una classe dirigente degna di questo nome, che sa capire gli effetti delle sue scelte. In politica è molto diffusa la convinzione, secondo me erronea, ma qualche volta fondata, erronea in linea generale, ma qualche volta fondata, che a fare la lotta alla mafia si perdono i voti. Perché appunto, perché ci sono i punti di contatto tra i non mafiosi e i mafiosi, perché se parli di legalità si rizzano le orecchie anche al commerciante che evade un po' il fisco, anche all'architetto che fa la mansarda pagando qualche cosa al tecnico del comune, e quindi la legalità è comunque una parola che disturba. E allora c'è l'idea che se tu dici si fa la lotta alla mafia, si fa la lotta per la legalità, tu non ti trovi soltanto i mafiosi schierati contro e le famiglie di cui controllano il voto, ma una platea molto più ampia. Il problema però è che la politica bisognerebbe farla sempre, secondo me, con l'occhio dello statista, che non si chiede che cosa mi capita se faccio queste scelte, ma si chiede che cosa capita alla città e alle future generazioni se non faccio queste scelte. È una prospettiva radicalmente diversa. Radicalmente diversa.
se io penso alla mia città o penso al mio paese e penso alle generazioni che verranno, la mia preoccupazione è semplicemente una, di combattere il più possibile il proliferare di questo fenomeno. Per quanto possano essere fitte, insistite, strumentali anche le critiche che arriveranno da questo o quell'altro settore che verrà, ci sentirà più che verrà, che si sentirà colpito da queste osservazioni. Per questo è un diritto difficile da esigere. Non perché noi abbiamo davanti una classe dirigente mafiosa, ma perché è una classe dirigente che non è all'altezza, che non è capace di caricarsi sulle spalle una visione del futuro del paese in grado di garantire il diritto di vivere senza poteri criminali. La famosa vicenda di Scampia, degli scissionisti, della mattanza che c'è stata per tanti mesi. Ma io ho fior di testimonianze su rappresentanti delle forze dell'ordine che anche ai bordi delle scuole vedevano andare e venire i trafficanti e non intervenivano. Di persone, di rappresentanti del comune, di gente in divisa, polizia municipale, che cosa, che girava ai bordi di questo mondo che poi è un, posso dire un fazzoletto, ma è un quarto di una circoscrizione, quindi assolutamente controllabile, non è una nazione, con monti, va, no, è un quarto di un quartino, una circoscrizione. C'è impossibile intervenire, ma io non lo so se è impossibile intervenire. Fatto sta che hanno fatto quello che hanno voluto per 2 anni. Poi a un certo punto è incominciato ad arrivare a Napoli il ministro degli interni, il presidente della Repubblica, la commissione antimafia, e si è risolto. Le bande imprendibili, quelle che dettavano legge, sono state colpite, sono state costrette alla dispersione. Scampia è ancora in parte nelle loro mani, sicuramente ci sono i fortini della droga, dove sono ormai 2 palazzi, 2 grandi condomini dove si può entrare, se volesse un governo direbbe quelle cose si tirano giù. Ne hanno già tirate 3 su 7, 2 sono i fortini, in questi fortini almeno in uno non abita più nessuno, vanno apposta a mettere le lenzuola fuori e i panni per far pensare che ci sia qualcuno che ci abita. Un governo che voglia fare piazza pulita tira giù, si tratta, se ci sono degli abitanti, di dare posto a 100 persone, ma costerà sempre di meno che mantenere forze dell'ordine in assetto di guerra per garantire ogni tanto la possibilità di fare delle retate, a parte che dal punto di vista della qualità della vita pubblica i costi sono comunque alti, pensiamo soltanto a quanto costa avere lì i trafficanti di droga, avere le centinaia e centinaia di tossicodipendenti che vanno al CERT a farsi curare, cioè pensiamo solo a questo. E i costi anche della devianza, non è soltanto il costo di combatterla, i costi della devianza sono più alti di quelli che sostiene uno Stato per combatterla, almeno nella misura in cui la combattiamo noi, che già poco. Ora, la esperienza fatta in molti anni, e da versanti diversi, dalla società civile, dall'informazione, dall'editoria, dal Parlamento, dal Consiglio Comunale, anche dal sottosegretario, portano alla considerazione che ci si crede troppo poco che bisogna lottare contro questi fenomeni. Troppo poco. È come se queste
parole, ci impegneremo per sconfiggere il mostro, facciamo anche gli stati generali della lotta per la legalità a Caserta. Caserta è dalla fine degli anni Ottanta, la provincia di Caserta, è Casal di Principe dentro la provincia di Caserta, l'epicentro della parola. 20 anni. 20 anni fa Saviano andava all'elementare. C'erano altri che lo dicevano prima di lui. 20 anni. Qual è il senso di questo lunghissimo silenzio? Qual è la ragione per cui ho recuperato una storia di un carabiniere di 20 anni che venne ucciso a Casal di Principe, si chiamava Lorenzo Nuvoletta. Questo povero ragazzo rimase di stucco vedendo il suo maresciallo che veniva preso a schiaffi in piazza da Bardellino, che era uno dei primi grandi capi della Camorra, uno di quelli che ebbe l'intuizione di allearsi con Cosa Nostra. E voleva intervenire vedendo il suo maresciallo preso a schiaffi dal capo camorrista. Qua era possibile, con la divisa davanti a tutti a schiaffi. Il maresciallo gli disse di lasciar perdere, non inasprire gli animi. Successe anche che una sera d'estate presero dei ragazzi che durante una festa a fuochi d'artificio avevano incominciato a commettere qualche atto di vandalismo. Li portarono in caserma, la caserma fu assediata da centinaia di camorristi. Assediata. E intervenne Bardellino a garantire lui per la liberazione della caserma. Pensate in che stato siamo. Interviene il capo della Camorra per liberare la caserma dei carabinieri. Dopo una cosa del genere, il comando dei carabinieri, se lo sa, manda a Casal di Principe 2000 carabinieri, ce li tiene lì per 5 anni. Perché noi non possiamo avere la visione burocratica per cui la capitale della mafia è Corleone, ma noi abbiamo il comando regionale a Palermo. La capitale della Camorra è Casal di Principe, ma noi abbiamo il comando a Napoli. Cioè tu stai dove sono loro. Loro hanno la capitale lì e lì ci spostiamo noi. Perché il nemico dove comanda si va ad affrontare. Non si lasciano delle persone sole o con pochi uomini a disposizione per contrastare poteri criminali. Dunque, questo carabiniere ebbe anche l'idea di partecipare una volta a un posto di blocco nei confronti di una macchina di camorristi che, per non farsi controllare, aprirono il fuoco. Ci fu un conflitto a fuoco. Venne ferito uno dei futuri capi della Camorra legati al famoso Sandocano Schiavone, Francesco Schiavone. Beh, loro vollero sapere il nome del carabiniere che aveva sparato, perché si imparasse che nessuno doveva fare l'eroe. Perché se loro sparano addosso, tu ti rifugi da qualche parte, poi sostieni che c'è stato un conflitto a fuoco, e con un'abnegazione hai cercato di contrastare o di inseguire il nemico. Lo seppero il nome del carabiniere che aveva sparato, che aveva fatto il conflitto fuoco, cioè che aveva fatto il carabiniere davanti ai camorristi che sparavano. Seppero questo nome dal maresciallo del carabiniere, il quale vendette il nome del carabiniere ai suoi nemici, che lo uccisero. Dopo l'uccisione lui se ne andò in congedo, in Toscana, in una villa che gli venne fatta dalla Camorra. Per queste cose si seppero, lui morì prima di essere condannato. Il carabiniere non ebbe giustizia per moltissimo tempo perché aveva questo cognome disgraziato, Nuvoletta, che è anche il nome di un noto clan camorrista, per cui si tendeva a far passare l'idea che tutto sommato lui era uno dei loro. Finalmente, dopo 25 anni, è stato ricordato a Marano, in provincia di Napoli, a Piazza Piena. Parenti, suo padre, ormai ottantenne, fratelli, carabinieri, poliziotti anche loro,
sindaci, assessori, gli viene dedicato una sala di un luogo pubblico. Ma la sua commemorazione non contempla la parola camorra. Nessuno dice l'ha ucciso la camorra, con tutte le commemorazioni. Ho dovuto dirlo io dicendo ma sia perché rappresento il governo, sia per il cognome che porto, io non posso non dire davanti a voi che è stata la camorra a ucciderlo. Sono la camorra, oggi ha vinto un'altra volta. Voi commemorate una sua vittima senza avere il coraggio di dire che esiste e che l'ha ucciso. Questa è la condizione in cui di paura, di terrore in cui sono tenute anche le autorità locali. Questo però è lo stato anche di complicità oggettiva che si riscontra in questa situazione, perché se io non l'avessi detto rappresentando il governo, tutti avrebbero detto neanche il governo ha nominato la parola camorra. E il messaggio era evidente, cioè non la nomina nessuno. Allora, il diritto di vivere senza questi poteri è un diritto che va costruito con molta determinazione, con molta serietà, appunto domandandosi che cosa succede se io non lo faccio, se io non lo dico, non cosa mi capita se io lo dico. Dobbiamo caricarci della responsabilità, ecco, dell'esistenza di questi poteri, della necessità di contrastarli, senza avere paura di chi ti dice così rovini il turismo, così rovini gli affari o l'immagine internazionale. Ancora a Genova è capitato ultimamente, io faccio da qualche mese il consulente per il sindaco di Genova, è capitato che a Nervi in qualche negozio andassero dei signori dal commerciante a dirgli ma certo adesso lei come se la passa, ma come mai, come vanno gli affari, e beh certo questa è una situazione di difficoltà economica, poi le banche non faranno più credito con questa crisi che arriva. E parlando e dicendo questo aprivano una valigetta piena di soldi, facendoli vedere. Poi concludendo, però se dovesse avere bisogno di qualche cosa, si rivolga, siamo in grado di aiutarla, ecco, sappiamo che siete in crisi. Questo lo fanno in tre negozi e io mi domando ma con quale improntitudine possono entrare a volto scoperto da dei commercianti per avviare un rapporto usurario con loro? Chi glielo fa pensare che possono farlo? Io mi vergognerei, non ci penserei nemmeno, perché lo fanno? Perché girano con le valigette piene di soldi? Su cosa stanno scommettendo? E se lo fanno a Genova, in quanti altri posti stanno scommettendo? E due commercianti, per fortuna politicizzati, si sono ribellati, hanno organizzato una manifestazione per denunciare quello che stava accadendo. Dovevano andarci degli assessori, non c'è andato nessun assessore, mentre era il momento di farsi vedere, e di qui non si passa. Sono stati rimproverati dai commercianti che hanno subito questi tentativi di avere ingigantito la cosa, e detto sui giornali non bisogna finire. Una commerciante siciliana ha detto ma io so che in questi casi bisogna tacere. Morale, questi due adesso devono essere difesi perché ci hanno messo la faccia, hanno organizzato loro. Io faccio fatica a far passare il principio che questa cosa debba essere denunciata e che ci si debba schierare pubblicamente con i commercianti che hanno denunciato quello che è accaduto. Ma questo diritto in realtà ce lo togliamo noi giorno per giorno. Può sembrare un'affermazione pazzesca, ma io sono convinto che è così. C'è un'abdicazione al proprio diritto di vivere senza questi poteri tra i piedi. Perché il quieto vivere sembra preferibile, perché gli interessi personali possono essere più ravvicinati, non perché si rischia,
Io non sono mica per l'eroismo, a parte che oggi ci sono tante strutture associative, tanti numeri che ti possono aiutare, che una volta neanche si sognavano. Una volta Libero Grassi era da solo a farsi la sua denuncia, l'hanno ammazzato anche quando, dopo che è andato da Santoro, si è fatto vedere in televisione, era solo. Oggi ci sono strutture confindustriali, associative, anti-usura, anti-racket che ti aiutano, a cui ti puoi rivolgere, comuni che, dove ci sono, ci sono anche dei comuni che ti danno una mano, strutture presso il Ministero dell'Interno. Allora non c'era niente. Allora non è più il problema dell'eroismo, che io capisco che non possa essere chiesto a nessuno, ma il senso di responsabilità nei confronti di chi si espone per te, almeno di non dirgli hai fatto male, almeno di non dirgli hai fatto male, di sapergli dire grazie che ti sei esposto per tutti, invece di dire ci mandi sui giornali. Questo credo che si possa chiedere, così come potremmo chiederlo a quelli che... C'è stato un episodio che è stato denunciato da Claudio Fava, di una lettera mandata alla Sicilia di Catania dalla famiglia Santa Paola, che è un messaggio chiarissimo, una lunga lettera in cui si dice: guai a chi abusa del nome di Santa Paola qui a Catania, noi non ci faremo, adesso non mi ricordo l'espressione testuale. Ma io mi chiedo, ma un quotidiano può ospitare una lettera così senza fare un commento, senza mettere una riga prima? Ma è incredibile. Un ordine dei giornalisti in Sicilia in cui ognuno, fra l'altro, attribuisce al suo amico ogni anno il premio di giornalismo Giuseppe Fava, può accettare che sul quotidiano di Catania si mandino queste lettere, cioè che il quotidiano venga utilizzato per mandare messaggi mafiosi alla città? Cosa costava la Sicilia? Che guaio poteva passare la Sicilia se diceva sentite, comunque voi siete in galera, noi due parole dobbiamo mettere, capite, ci siamo amici, però due parole dobbiamo mettere. Ecco, dove io credo che noi dobbiamo andare a una riflessione che non si può limitare alla denuncia delle famose complicità mafia politica che ci sono. Ma dobbiamo cercare di capire per quali rami poi salgono queste complicità e per quali rami queste complicità trovino il conforto dell'orientamento della gente comune. Sempre per giochi di specchi, mai dichiarati, sempre per simmetrie, abbiamo un punto in comune. Questo è quello che mi preme dire nel tempo che ho a disposizione. Poi con il ragazzo oggi abbiamo parlato anche di altre cose, però mi sembra che chi mi ha seguito abbia colto anche lì questa preoccupazione che nasce non tanto dalla contrapposizione, che non è una contrapposizione frontale, una terra di nessuno, e poi i buoni e i cattivi. Ecco, c'è tutto un sistema che alla fine gioca la sua parte con gli uni e con gli altri. Tutti, ora diciamo che Sindona fu il finanziere piduista e Ambrosoli l'eroe borghese. Tutti diciamo giustamente che la società civile non è così pulita, che è divisa al suo interno. Infatti Sindona è un modo di essere della società civile e Ambrosoli, che ebbe il coraggio di combatterlo in nome della collettività, ma sconosciuto dalla collettività, era un'altra faccia della società civile. Ma se andate a prendere i rapporti che le due porzioni di società civile hanno con la politica in quel tempo, trovate che Sindona aveva udienza dappertutto. Per Ambrosoli c'è una sola interrogazione parlamentare del Partito Repubblicano e basta. Cioè Ambrosoli difendeva l'Italia, ma lui in Parlamento non ci passava come figura da difendere. Sindona, che era latitante, manovrava sul governo e veniva incontrato perfino dagli emissari del capo del governo per rappresentare i suoi interessi. E dunque questo mondo che sta in mezzo
a seconda del clima che creiamo noi e dell'impegno che ci mettiamo noi a produrre questo clima, sta con una parte o con l'altra, oscilla molto. Devo dire che in questo momento sento un vento favorevole. Non sembra un'assurdità, ma ho incominciato a pensarlo dalla manifestazione di Libera a marzo, dove 100.000 persone a Bari si sono trovate senza dover protestare contro né Bush né Berlusconi, senza un grande delitto alle spalle che scuotesse le emozioni, ma deliberatamente per rappresentare il popolo dell'antimafia, non a Roma ma a Bari, che era più difficile andarci. Da quello che sto vedendo anche in giro per le scuole, dal fatto che gli studenti dell'Onda hanno messo la lotta alla corruzione tra le loro priorità, che è un grandissimo segnale, no? E per la sensibilità che vedo nel corso di questi mesi per questi temi. Saviano è stato un detonatore, per fortuna, ma mi sembra davvero che questo sia un momento in cui le oscillazioni sono di tipo positivo. Ecco, siccome non ricordo perché è arrivato un po' dopo, la chiesa dovrà tornare a Milano in serata, quindi sarà qui per altri 20 minuti circa. Sì. Quindi se c'è qualche domanda molto veloce, così insomma riusciamo a fare un giro di risposte. Intanto io volevo appunto per ringraziare il mondo della chiesa, la disponibilità che abbiamo fatto tutta la giornata di oggi. Abbiamo avuto vari incontri, partiamo di nuovo oggi pomeriggio e mi sembra che, speriamo di potersi incontrare con tempi più dilatati, mi sembra che questa considerazione che faceva la fine, cioè il denominatore comune di questi incontri di oggi è questo invito a scuotere il non vedere, no? Un senso di complessità che si avverte anche nella città civile. La domanda che volevo fare è questa, cioè anche la tua esperienza, d'accordo, mobilità la classe civile, scuotere è importante, perché tutti i segnali che tu hai detto, anche per me sono incoraggianti, ma questa società civile che si mobilita ha bisogno anche di una rappresentanza politica all'altezza della situazione. Io penso che la situazione non cambi se non c'è un'area, una politica che sia in grado di rappresentare con forza e con convinzione questa aspirazione a società libera, no? Come la vedi? Io la vedo molto male a questo punto di vista, non vedo una sponda politica, grazie della sua. Qual è la tua? Al di là dei discorsi, delle retoriche che pure ritornano nelle occasioni. No, ma io infatti non. Penso che la politica debba essere costretta. E io non sono tra quelli che dicono solo io, perché non è così, perché so che ci sono tante persone impegnate in Parlamento, nei consigli comunali o fuori da tutte e due, ma impegnate nei partiti che si danno da fare. Il problema è che non si riesce veramente a sfondare. Devo dire, sono rimasto piacevolmente sorpreso, essendo piuttosto critico sull'esperienza condotta finora, quando quel sabato pomeriggio, no, era domenica, sabato pomeriggio, Veltroni è venuto a Comiso per difendere l'intitolazione dell'aeroporto più la torre. Perché quelle sono le cose che deve fare un leader. Cioè, in quei momenti lì, quando trovi un sindaco che vuole togliere il nome di Pio La Torre all'aeroporto, con quello che significa davanti a tutta la storia della Sicilia, cioè un leader politico è lì, e in quel caso c'è stato e ha fatto benissimo. In altri casi noi abbiamo delle latitanze totali della politica e anche dell'informazione. E devo dire molte volte anche degli imprenditori.
io proprio mi pongo, per, non a caso ho posto la questione della classe dirigente, perché mi rendo conto che la classe, non si può fare la lotta contro questi poteri se non c'è classe dirigente, composta da imprenditori, magistrati, questori, uomini politici, professionisti, giornalisti, sindacalisti, che queste cose le sappiano affrontare insieme con tutta la nettezza e l'intelligenza dovuta. Se no, ci sono delle urgenze, ci sono delle necessità che bisogna affrontare avendo personale di alta qualità, ma soprattutto che ci creda, che è di alta qualità perché ci crede, non di alta qualità perché ne sa parlare nei momenti in cui bisogna parlarne, non di alta qualità nel senso che capta il sentire comune e quello che deve dire in quel momento, ma che è di alta qualità perché porta gli altri addirittura a parlarne, cioè non perché va a rimorchio della situazione e dice adesso bisogna dirlo, ma perché si sa portare dietro un pezzo di società, la sa sensibilizzare, sa fare anche dei gesti. Il gesto di Saviano, che poi gli ha procurato la latitanza di andare a dire che erano uomini da niente i camorristi del Casal di Principe in quel comizio che fece in autunno dell'anno scorso, è il gesto di rottura. Come a volte sono stati gesti di rottura quelli del cardinale che fa l'omelia, o del prete che fa la predica, o di Peppino Impastato che scrive della mafia una montagna di merda mentre c'è Badalamenti che comanda nel suo paese. Cioè, questi sono i gesti di rottura che bisognerebbe moltiplicare. Non perché dice ma allora non c'è la teoria, no, come? C'è la teoria politica, c'è il diritto, ci sono tutti i sistemi complessi di valutazione e di azione, ma poi ci sono le cose simboliche, perché questa è una lotta simbolica. Non è che la mafia non capisca l'importanza dei simboli, o Camorra non capisca l'importanza dei simboli. Se devono, quando il simbolo ce l'hai dalla testa del capretto mozzato che ti fanno trovare davanti al cancello di casa tua, al proiettile che arriva a casa, al giornalista che scrive, alla telefonata che ti dice ho visto tuo figlio davanti all'asilo e fatti capire che sanno dove andarlo a prendere. È tutto giocato sui simboli, e allo Stato si fa capire che colpiscono quelle persone perché simbolicamente, perché Lorenzo Nuvoletta fra tanti carabinieri, ma perché questo c'ha 20 anni, è appena arrivato e pensa che il carabiniere a Casal di Principe si faccia in un modo a cui noi non siamo abituati. Ah sì, te lo facciamo vedere noi, ma vale per tutti il fatto che lo uccidiamo. Quindi anche i gesti simbolici hanno una loro importanza. E ce l'hanno anche al contrario, per esempio quando è venuto anche su Repubblica, ma che me ne frega del deputato che va a trovare dottor Ina in carcere e Schiavone in carcere per poi farsi mettere in prima pagina su Repubblica? Ma mi sembra un comportamento morale. Fatto a vedere in carcere come stanno, no, non ci va, c'è un giudice di sorveglianza, ci sono quelli che devono vedere, sono in 41 bis, non ci vai. E qualcuno potrebbe anche dire non ci vai per fare, perché quante... vedere se c'è ancora, eh? Va a vedere se c'è ancora. Quante volte mi hanno chiesto, mi hanno promesso la prima pagina del Corriere della Repubblica se andavo a trovare Erika dopo che aveva fatto la strage, di tu sei sociologo, così capisci, e continuavo a dire ma guarda che faccio il suo male. Non ci vado, perché se questa si sente osservata, altro che pensare a quello che ha fatto, diventa una diva, e non voglio essere complice di questa trasformazione in diva di un'assassina, per quanto ragazzina. Però, appunto, che cosa succede se lo faccio? E che cosa succede se non lo faccio? Se non lo faccio, sortisco degli effetti positivi. Se lo faccio, vado sul Corriere e su Repubblica, benissimo. E in una società in cui lo spettacolo conta tantissimo ho guadagnato qualcosa. In termini generali la società quanto ha guadagnato? È simbolico anche che un parlamentare vada a interessarsi di come stanno Rina e Schiavone, che poi per poi fare il pezzo.
e quello che dice io ormai tiro a campare, quell'altro che dice sono ingiusti con me, mi hanno tolto la televisione, ma devo essere pazzino. Io credo che vabbè, ho fatto pochi esempi, voglio dire, ma ce ne sarebbero tanti da fare. Ce ne sarebbero tanti da fare, per esempio. Il tempo però è tirato. Se c'è una seconda domanda, pronto in 3 minuti. Sì. Ma come pensi che si possa creare questo ipotetico network virtuoso delle figure che ha citato prima, sindacalisti, giudici e tutto il resto, dando la possibilità che si sviluppi e che possa comunque sentirsi nella possibilità di lavorare e di mandare avanti un certo tipo di discorso senza sentirsi solo come ha detto Falcone, come altri, senza sentirsi lasciato solo e comunque con le mani legate, con un giudice a cui fanno fuori direttamente il cabinet nell'ufficio, nessuno sa cos'è, sa chi è stato, tanti altri esempi che ce ne sono. Come può crearsi questa rete di persone che siete quantomeno tutelate e risposte per tornare al discorso che faceva il signore, quando sappiamo benissimo che Saviano si è trovato criticato da un ministro della Repubblica che gli ha detto Saviano poteva anche comportarsi diversamente, vedi Maroni, un ex ministro dello stesso schieramento, purtroppo sono loro che dice che abbia a dire che con la mafia bisogna convivere, non che va controllata, tentare di rimessare, no, che bisogna convivere. Quando sono datore di lavoro ci lavoravo e tante altre cose. Come io spero che mi risponda nell'arco di qualche anno, nel senso che riesca a portare avanti questo discorso lei per come può, però mi chiedo come se io fossi uno qualsiasi di quelli che lei ha citato come esponente della società civile che potrebbero farlo, come potrei sentirmi la possibilità di andare avanti e di smuovere qualcosa. Ha fatto in mente un'altra cosa simbolica, che dire che Manga non era un eroe perché non ha parlato. Anche questo è un magnifico messaggio dato dal capo del governo. Manga non era suo stagliere soltanto, Manga non era un capo mafia condannato per assassino. Quindi dire che è un eroe davanti agli italiani è un bel messaggio simbolico. Ma anche Cusani è stato un eroe, ma per altri motivi. Sì, no, ma adesso io non entro poi sulle singole, il network, io credo che si possa fare. Sono convinto, per esempio, che i ragazzi di oggi, ho trovato dei ragazzi prepartissimi ai licei, dicono, ma come fai a sapere queste cose? Ma chi l'ha detto? Violette. Loro hanno letto sulla rete, su YouTube, perché questo è mettere insieme le informazioni. Dare uno strumento attraverso il quale le informazioni si mettono a disposizione di tutti, sapere che lo si può andare a frequentare, è già un modo di costruire dei luoghi di informazione. Poi, io devo dire, per un po' di tempo, adesso il network si chiamava rete, l'abbiamo fatta alla fine degli anni 80 e i primi anni 90, con dei risultati importanti, poi politicamente può essere andato in un modo deludente, ma è una forza impensabile per loro. Perché tirarono fuori i professionisti dell'antimafia? Perché loro non ci credevano che ci potesse essere gente che era impegnata tutto il giorno, trasversalmente, dal nord al sud, con le professioni più diverse, dai preti agli insegnanti, ai professori universitari, ai giornalisti, a discutere di mafia. Questo venne fuori dalla rabbia del vedere che, ma come? Invece di tornare a casa, invece di chiudersi nel loro lutto, questi continuano a lottare e tra di loro si parlano, tanto che Ostellino, che allora era direttore del Corriere, scrisse che era nata una nuova più nobile mafia, che eravamo noi, quelli dell'antimafia, perché ha colto gli stessi elementi, cioè stanno insieme come sta insieme la mafia, e non ci credevano. Ma io credo che questo possa essere invece riproposto in condizioni molto diverse e senza pensare degli sbocchi di partito, di movimento politico, ma proprio una cosa civile che riesca a dare al paese un'ossatura, una nervatura civile che in questo momento è molto debole. Io questo penso che si possa fare. Detto questo, sperando che la nervatura civile mi dia anche un treno in orario.
chiesa, naturalmente se volete una legge libera siamo veramente piaciuti. Vi ricordo il 17 con Giuseppe Lumia, politica e legalità. Grazie a tutti e buona serata. Legalità. I programmi sono qua fuori.